Corleone Marconi, diciamo che è una delle aree più sofferenti della nostra città. Sì, finalmente dopo 4 anni il sogno si avvera, perché è durato tanto e oggi finalmente restituiamo uno spazio della città alla città, a questa comunità del Rione Marconi che, devo dire la verità, è stata molto presente sia durante i lavori ma anche nelle fasi di pulizia, perché questo significa che comunque c'è voglia di riscatto, c'è voglia di riprendersi i luoghi. E quindi il messaggio più bello che deve passare è questo: la presenza delle istituzioni oggi serve relativamente, perché poi è la presenza dei cittadini, delle associazioni, della Chiesa, insomma di tutti quelli che, di quegli attori che diciamo creano la società e la rendono normale. Qua siamo, non siamo in periferia, siamo prossimi al centro, quindi chi veniva prima qui passava girandosi dall'altra parte, oggi la gente si ferma, oggi le famiglie frequentano la piazza, oggi i ragazzi si allenano nella palestra che abbiamo creato, oggi i ragazzi giocano in un campo reso diciamo di nuovo fruibile, e quindi insomma alla fine riappropriandosi dei luoghi la città ritorna in mano ai cittadini, e questo è il messaggio che mi sento di dire. Sarà necessario comunque che l'attenzione rimanga alta su queste piccole bellezze diciamo della città, che comunque vanno preservate da tutti. Sì, io dico che alla fine le sentinelle del territorio non sono le telecamere, ma sono i cittadini, quindi più è frequentato un luogo, più la sicurezza diciamo si alza e si verifica. Quindi ripeto, io ho visto questo luogo rinascere, non sembra lo stesso, è diventato veramente bello. La frequentazione dei luoghi e la frequentazione delle coordinati fa sì insomma che le cose si normalizzino e che piano piano si esca diciamo anche dai preconcetti, no? Perché molte persone, no, dicono ma Rione Marconi è popolato, Rione Marconi è popolato da esseri umani, da persone che amano vivere, da persone che, ripeto, sono scese e hanno dato una mano a questa amministrazione affinché tutto questo si realizzasse. Quindi saranno anche loro tra i difensori, insieme a noi, insieme a tutte le altre istituzioni di questi luoghi. Quali saranno i prossimi passi dell'amministrazione dal punto di vista dei parchi e delle aree urbane? Abbiamo in progetto altre location, una fra tutte quella del Pentimele, ma ci sono anche altri parchi minori che adesso non vi racconto perché non amo mai fare annunci, non mi piacciono, però stiamo lavorando in altre zone della città, sia periferiche che centrali, insomma, per migliorare l'offerta ai bambini soprattutto e di conseguenza quindi alle famiglie e agli anziani. Come si vede anche da Santa Caterina, bisognerà migliorare anche l'aspetto di manutenzione, che è fondamentale perché questi luoghi comunque hanno necessità periodicamente di essere manutenuti. Sì, purtroppo in alcune zone, questa è una di quelle, c'è il rischio di atti vandalici. Ovviamente è normale insomma che si tenga alta l'attenzione. Anche per l'usura normale. L'auspicio, sull'usura si sta lavorando perché ci sono diversi, io ho la delega ai parchi. Ai parchi urbani, quindi soprattutto anche all'arredo, quindi soprattutto sulle giostrine è già in atto un lavoro di sostituzione oltre che di diciamo di messa in sicurezza dove ci sono problemi, ma ripeto, questa amministrazione lavora a testa bassa, questa amministrazione le idee chiare e soprattutto insomma ha voglia ogni giorno di dare normalità alla città.